Ciao a tutti, benvenuti in un video flash. Allora, quest'oggi, tanto per cambiare devo andare a fare un controllo dal dottore, che stress, ma io sapete che sono sempre in anticipo, sono già quasi pronta. Allora ho pensato, ne approfitto per fare un video molto rapido, perché dovete sapere che proprio qualche giorno fa ho visto, ragazzi, una cosa che è da mettersi le mani nei capelli. Allora ve lo dico subito, così non vi tengo sulle spine e non perdiamo tempo. Allora, ad Arinaga, io non so chi è che conosce bene Gran Canaria, però Gran Canaria, dunque, al nord c'è La Spalma, zona centrale, Vecindario, Arinaga, Telde, così, aeroporto, quella zona lì, e poi qua al sud Maspalomas, Puerto Rico, tutta la zona turistica. Arinaga, Playa di Arinaga, è un pueblo, è un paesino che c'è appunto in zona centrale dell'isola, sul mare, dove però non c'è spiaggia, c'è un grandissimo lungomare, ma non è turistico come qua al sud, dove le case, quando sono arrivata qua io quasi 8 anni fa, praticamente diciamo che te le tiravano dietro. Io avevo un'amica che adesso abita a Las Palmas, ma quando io sono venuta qua, che pagavo 600 euro spese escluse in Avenida d'Italia, lei ad Arinaga una casa con 2 camere da letto, cucina, sala, bagno, anticamera, spendeva 380 euro e aveva circa sui 70-75 metri. Allora, l'altro giorno ho visto su internet, su Idealista, e poi è stato messo anche in un gruppo su Facebook, che affittano ad Arinaga 45 metri quadrati, udite udite, a 1200 euro. Cioè, ma Arinaga 1200 euro 45 metri quadrati? Non vi dico i post, quello che ha scritto la gente, i commenti sotto, quando è, sotto appunto il post di Facebook, perché gli è andato tutti, cioè, come per dire, ma siete pazzi? E quindi questa agente immobiliare italiana, peraltro intermediaria non lo so, affitta a Arinaga 1200 euro 45 metri. Non lo so, secondo me stiamo uscendo di testa. Io ho controllato l'inserzione, l'ho trovata anche su Idealista, perché io sono come San Tommaso, se non vedo non credo. Ed effettivamente l'inserzione c'è. Anzi, dopo ve la mostro, volevo farvi uno screenshot, ma non so come allegarlo al video, quindi porto dentro il telefono, autobus, e magari adesso, quando torno dal dottore, ve lo faccio vedere in video. L'appartamento è anche abbastanza carino, si vede che è ristrutturato, però la gente gli ha detto, c'è il bagno cieco, non c'è l'armadio, chiedono 1200 euro a Maspalomas per 40 metri, tu per 45 li vuoi ad Arinaga. Ragazzi, 8 anni fa, ripeto, la mia amica pagava una casa di 70 metri quadrati 380 euro, c'erano appartamenti a 400-500 euro di 2 camere, adesso una stanza 45 metri 1200 euro, siamo usciti di testa, io non ho più parole. Comunque adesso vi faccio vedere l'annuncio direttamente da Idealista. Ecco ragazzi, allora io mi sono messa proprio di fronte al computer, ho fatto un piccolo zoom, spero riusciate a vederlo. Oh, scusate, ma io non sono né tecnologica e poi sono super super imbranata, perdonatemi, spero si veda lo stesso. Allora, adesso tremerà un pochettino il bastone, ma con l'altra mano faccio scorrere col mouse. Allora, vedete, siamo su Idealista, Vivienda in Playa di Arinaga. Io ve lo mostro perché è pubblico, quindi non c'è nulla di male, insomma, posso farlo tranquillamente. Affitto di un appartamento in via Ticla, 1200 euro al mese, con fianza, quindi caparra di 2 mesi, 45 metri, una stanza, primo piano con ascensore. Cioè, veramente... Mettiamo italiano, così leggiamo un attimo. Nuovissimo appartamento ad un passo dal mare, la spiaggia è considerata una delle migliori zone, insomma, vabbè, chi conosce, non c'è sabbia, non c'è nulla. Comunque qua parla di immersioni e snorkeling,
strana concezione dello snorkeling, comunque. Moderno, elegante, ben definito nello stile, proprietà composta da soggiorno, cucina, tutte e due assieme, col divano letto. Una camera con letto matrimoniale, bagno con piatto doccia e televisore. Affittasi per soggiorno di 6 mesi, non sono ammessi animali, fibra ottica, acqua, elettricità e wifi compresi nel prezzo. Beh, vorrei anche ben vedere, 1.200, massimo 2 persone, non fumatori. E ora vi faccio vedere le foto. È anche vero che, per carità, quando non si fa la larga temporada e si sta dentro meno, costa un pochettino di più. Però ragazzi, 1.200 euro mi sembra una follia. Ecco qua. Questa è la spiaggia di Playa de Arinaga, praticamente diciamo lungomare più che la spiaggia. Questo è soggiorno e cucina tutto assieme, col divanetto e il tavolino. Questo è ripreso da un altro angolo, però le foto ingannano, perché anche quando vai su Booking e vedi le foto del mio appartamento dove abito io, che affittano vacanze, sembrano enormi. Ragazzi, abbiamo 30 metri. Perciò non fatevi ingannare, sanno come fare le foto, ma per essere 45 metri i conti sono presto fatti. Vedete? È proprio un buchetto, eh? Quindi sale e cucina assieme, qui si vede che è proprio stretto. Questa è la camera da letto, con questo piccolissimo armadio, un'anta con 4 cassetti. Letto attaccato al muro, proprio un buchetto. Un comodino con una bajour. Questo è l'armadio, come vi dicevo, il micro armadio. E questo è il bagno con il water e doccia. Ecco qua. Cioè, boh, ragazzi, io non so cosa dire, sono basita. Ah, e questa è la casa, ecco qua. Praticamente l'appartamento resta qua sotto. Ah no, scusate, primo piano, scusate, qua. Pardon, mi sono confusa. Primo piano con ascensore. Prezzo dell'immobile 1.200 al mese, prezzo per metro quadro 26,67, 2 mesi di caparra. Non lo so, la zona è questa. Vediamo se riesco a farvi vedere. Ecco qua, Arinaga. Oh, mamma mia, esagerato. Ecco, io sono qua a Maspalomas, vedete dove muovo il mouse. Qui siamo al centro, quindi Arinaga, vicinario, aeroporto, e qui in alto a Las Palmas. Questa è tutta zona turistica con le spiagge, e qui insomma avete visto cosa c'è. C'è il lungomare, ma non si può parlare di spiagge caraibiche, la spiaggia non c'è nemmeno. 1.200 euro. Non so, ditemi cosa ne pensate, io sono allucinata. Dai, aspetto i vostri commenti. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!